Buongiorno a tutte. Questa mattina ho pensato di fare un video tutorial, però prima di fare questo video tutorial volevo farvi vedere le ultime creazioni che ho fatto. Si tratta di un mix con tutte le cioè un paio di tecniche che ho imparato. Qui devo tagliare ancora due filettini perché l'ho finita ieri sera tardi. Allora, qui io ho fatto un quadrato al peyote, come quelli che ci ha insegnato Sara, e poi ho sfruttato anche la tecnica di Anto Piccolo Fiore, questa volta l'ho detto bene, dell'intreccio bizantino fatto in bronzo e oro, in bronzo e oro. E poi ho messo anche due cilindrini, sempre fatti nei colori, perché oggi ho la luce proprio di fronte, bronzo, oro e bianco e blu. Lo stesso ho fatto un altro cilindrino di qua, sempre con gli stessi colori, solo con un disegno diverso. Ecco, se lo metto dietro al marrone, vabbè. Poi ovviamente ho detto vicino al quadrato fatto al peyote, che anche questo è bronzo, oro, sempre con gli stessi colori. Ho messo da questo lato l'intreccio bizantino con questi colori bronzo oro in questa maniera. Dall'altro lato i colori sono invertiti. E questi sono i filetti che devo levare. Poi un pezzettino di catena e una sfera lo stesso che prende i colori del bronzo, del blu e del bianco. E poi un altro pezzettino di catena e la chiusura a T. Io oggi non so se brillo proprio di luce, cioè flasho, però questo è la T. E poi abbiamo dall'altra parte il quadratino dove l'ha chiuso. E questo per quanto riguarda la collana. Poi ho fatto questi orecchini che ora vi spiego. Fermo. Allora, dovevano venire degli orecchini fatti così, come il video di Sara. Siccome io normalmente non afferro subito, e che è successo? Che in poche parole manca il pezzo sotto, è venuto una piramide. Tutto sommato ho messo sotto dei paroschini e insomma l'effetto è che se io capissi che sta la telecamera, ecco, l'effetto insomma non è poi così malvagio, è andata bene anche dimenticando il pezzo sotto. Dopo invece per voi, per quello che poi questo farò un tutorial un'altra volta. Questo invece è fatto con il filo wire e l'inging. Questi sono degli orecchini semplicissimi perché poi in effetti il wire, cioè il winging, è fatto solo questo pezzettino e questo pezzettino. E uguale ho fatto la base per la collana che io dovrò ancora finire. Devo metterci qualcosa per terminare la lavorazione. Questo l'ho fatto tutto, ho finito insomma di ieri sera e quindi non ho proprio terminato del tutto, sono un po' lasciati e un po' lasciati. Però per oggi faremo invece un video tutorial su un orecchino fatto solo con il filo wire, e è questo qui, mamma mia. Ecco, eccolo, si vede? Prima di farvi il tutorial vi devo spiegare anche un'altra cosa. Allora, quando ho acquistato la tavoletta Winging, era corredata, come vi ho fatto vedere l'altra volta, di quei pernetti piccolini. Questi pernetti piccoli, metti qui, mamma mia, ok. Ma ovviamente questa volta io volevo fare un lavoro che avesse la parte sotto più bombata. Allora,
guardando i video di qua e di là, cioè, ho guardato anche chi lavorava il fimo o il cernit, come volete chiamarlo. Allora ho pensato, siccome a me serve una forma più grande, con che la faccio? Ho provato con lo scotch, ho provato con 2000 cose, ma non andava bene niente. A un certo punto, flash, avevo del fimo bianco e quindi ho fatto, e se io riesco sempre a capire sta la telecamera, oh. E poi questo è bianco, se vedete. In poche parole mi sono creata l'attrezzino mettendoci sotto uno dei chiodini in dotazione. Quindi questa volta faremo una parte bombata che è creata fin dall'inizio. Eccola qui. Voilà! Ok, allora io innanzitutto vi do buon lunedì perché oggi è lunedì. E sperando che riesca a metterlo questa sera, altrimenti sarà un buon martedì. Comunque, buon lavoro e buon divertimento.